Se imponi qualcosa a tuo figlio o tua figlia, lui o lei non la farà mai. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, mentre suonano le campane e c'è il ticchettio di queste dolci e amabili campane, mi metto nella condizione di parlarvi oggi di un argomento abbastanza interessante, ma al tempo stesso anche delicato. E riguarda uno dei comportamenti umani che spesso e volentieri i genitori vanno ad attuare nei confronti dei figli. Ok? Infatti, la maggior parte dei genitori, cioè di chi è padre e madre, di chi è madre e padre, nella stragrande maggioranza dei casi pongono dei divieti ai figli. Non fare questo, non fare quello, devi fare quello che dico io, devi darmi retta, devi darmi ascolto, devi seguire a lettera ciò che ti dico, ciò che ti narro, ciò che ti vengo a stabilire, ok? Cioè in pratica, diciamo così che i genitori impongono, ripeto, spesso e volentieri, o comunque in quasi la totalità dei casi, il loro volere nei confronti dei figli. Devi fare questo, devi fare quello, devi dare retta a me, io capisco tutto, tu capisci poco, devi fare questa cosa, non puoi fare quest'altra cosa, e via di seguito. Ora, io mi ci taglio le simpatiche reali palle che un figlio o una figlia, a seguito di divieti, di persone che vanno dicendo che posso essere padre e madre, madre e padre, no? Devi fare questo, devi fare quell'altro, non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro. Bene, il figlio o la figlia, nella quasi totalità dei casi, farà l'esatto opposto di quello che proprio i genitori, padre e madre, madre e padre, andranno a lui dicendo. Va bene? Questo è un comportamento del tutto normale. Quindi un figlio o una figlia farà, ripeto, l'esatto opposto. Perché? Perché si sentirà talmente costretto, talmente obbligato, si sentirà talmente triste, talmente accentrato, talmente stanco di tutte queste imposizioni, che stai certo, stai sicuro, stai sereno che, ripeto, nella quasi totalità dei casi, proprio quella persona, quel figlio o quella figlia, faranno l'esatto opposto, non daranno retta ai genitori. Ecco. Ecco perché io dico a tutti i genitori, sì, siate di polso con i vostri figli, ci mancherebbe altro, non dategliele tutte vinte, altrimenti i vostri figli resceranno viziati, ok? Saranno letteralmente viziati. Però sappiate, diciamo così, mettervi nella condizione di capire, recepire, di comprendere che se voi continuate e continuerete a porre veti, divieti e a dire non devi fare questo, devi fare quello che dico io e vi di seguito, bene, state certi, state sicuri che i vostri figli, i vostri adorati figli faranno proprio l'esatto opposto, faranno proprio quello che effettivamente parlando non dovrebbero fare mai. Ecco, quindi io vi chiedo, cari genitori, non siete genitori perché sicuramente tu che mi stai guardando sarai un ragazzo giovane o una ragazza giovane, però quando un giorno diventerai genitore o genitrice, ecco, non è che devi farmi la cortesia a me, però devi metterti in condizione di dire, ma se pongo vieti, se pongo veti, se pongo divieti, se pongo delle scelte, se dico devi fare come dico io, il figlio o la figlia, i figli, come cresceranno? In che modo cresceranno? Ok? In che maniera cresceranno? Fermo restando che tu non devi dargli le tutte vinte a tuo figlio o a tua figlia, perché altrimenti, ripeto di nuovo, per la centesima volta, crescerà come viziato o come viziata, però se tu continuerai a porre divieti, stai certo, stai sicuro che il figlio o la figlia faranno esattamente l'esatto opposto. Quindi otterrai il risultato diverso, il risultato opposto a quello che tu, caro genitore, cara genitrice, volevi ottenere, volevi avere. Ecco, questa è la situazione attuale. Non ci sono né santi né madone che tengano, ragazzi.
È da una vita, o meglio da anni, che cerco di far capire tali concetti alla stragrande maggioranza delle persone. E purtroppo, mi dispiace doverlo dire, doverlo ammettere, la stragrande maggioranza delle persone non lo capisce. Infatti, quando sono genitori, non dico tutti, ma molti, pongono divieti, devi fare questo, devi fare quest'altro, devi dire, devi fare quello che dico io. Per carità, perché il ruolo genitoriale è un ruolo egemone, no? Perché i genitori in teoria dovrebbero dettare legge sui figli. Però se questa legge viene dettata, vengono posti veti e divieti in maniera continuativa, in maniera massiccia, io sono convinto che il figlio o la figlia farà esattamente l'opposto, farà esattamente di testa sua ed eviterà di andare a fare ciò che tu dici, ciò che voi dite, ciò che voi stabilite, ciò che voi andate a affermare attraverso l'ausilio della vostra voce. Quindi, cari genitori, sappiate ascoltare i figli in primo luogo. In secondo luogo, non dategli tutte vinte, altrimenti crescono viziati. Terza cosa importante, nonché fondamentale, non siate genitori che pongono sempre vieti e divieti, oppure devi fare quello che dico io. Cercate di lasciare liberi i vostri figli, date libertà ai vostri figli, se no i vostri figli cresceranno sicuramente diversi e vi daranno in del secchio, per non dire di peggio, va bene? Grazie a tutti, iscrivetevi al canale, conoscete l'italiano, commentate, guardate, guardate che spettacolo. Io vi invito a vedere la natura e vi invito a vedere i luoghi che vi faccio visitare. Ecco, uno spaccato di Italia. Ciao.